Salve a tutti e bentornati sul canale. Finalmente la serie di video sulla collaborazione con gli elementi è finita e devo dire che abbiamo superato i 20 like, quindi al più presto vi porterò il ballo completo. E vi avevo accennato che c'erano delle novità. Bene, in cosa consistono queste novità? Queste novità consistono nel fatto che io, da ora in poi, invece di dire il titolo dei video di cui ogni tanto prendo parole, eccetera, per farvi seguire il filo logico, non lo farò più. Al contrario, lo dovrete indovinare voi. Quindi, che succede? In poche parole, io farò delle citazioni durante i miei video e voi dovete indovinare a quale video mi riferivo. E ovviamente chi indovina e quindi vince comparirà nel mio prossimo video. Ma bando a queste novità. Abbiamo abbandonato la rubrica sul bambino, questo perché comunque, come vi ho spiegato qualche video fa, cerco di fare quelle cose che più vengono richieste. Ora, è comunque giusto andare avanti anche perché ultimamente effettivamente mi è stato chiesto riguardo al fatto di essere incinta e di essere una strega. In che senso? Allora, si sa, esiste il bullismo, esiste la differenziazione tra le persone, la considerazione di una persona diversa solo perché magari non segue la massa, eccetera. Ora, una donna che decide di avere figli, indipendentemente dal fatto che sia strega o atea o qualsiasi altra cosa, non deve avere delle preoccupazioni in più rispetto a una qualunque mamma. In che senso? Il procedimento nel procreare, nel mantenere la pancia, in cosa fare quando il bambino poi nasce, le varie attività da controllare, eccetera, ovviamente le ho già dette e quindi in quel caso ve le andate a controllare e le seguite. Inoltre ci sono tanti altri canali buoni che spiegano cosa fare durante la gravidanza, ad esempio un canale che si chiama Qui Mamme, e comunque ce ne sono molti altri, quindi voglio dire, le informazioni in giro si trovano, quindi se non volete ascoltare me perché magari non ho il titolo e cose varie, ci sono appunto quelle che studiano, che lavorano, che hanno il titolo, che fanno queste appunto documentazioni sul tubo. Ora, tolto quindi questo, il problema più che altro lo si pone quando, essendo magari streghe, quindi avendo determinate idee e ideologie, non si sa bene esattamente cosa dire, cosa spiegare o meno al figlio, né se educarlo al sentiero, a che età iniziare a educarlo al sentiero, eccetera, eccetera. Ora, precisando che nella fase appunto in cui si è incinta, il bambino inizia già a recepire le prime cose e al momento che poi il figlio nasce, continua ad avere quelle sensazioni simbiotiche con la madre, provando e cercando la madre come se fosse se stesso. È normale che comunque qualcosa del nostro carattere, del nostro modo di pensare gli viene trasmesso. Cosa significa questo? Che le streghe non possono avere figli perché poi altrimenti chissà cosa? No, assolutamente no. Semplicemente un figlio non ci appartiene. Noi sì, lo partoriamo, lo cresciamo, lo educhiamo con amore, con rispetto, eccetera. Ma dobbiamo anche capire che il figlio è una persona che quindi deve essere autonoma. E per essere autonoma e quindi saper gestire quello che è la sua vita anche senza la famiglia, è la cosa a cui più si dovrebbe mirare, quindi a stimolare quello che sono le sue idee, senza immetterci per forza le nostre, la nostra etica e la nostra morale. Questo non significa che se ad esempio si mette ad uccidere gli animali, uno continua a farglielo fare perché è il suo pensiero. Assolutamente no. Semplicemente si cerca di direzionarlo al meglio, lasciandogli il più possibile la possibilità di scegliere.
Ora, dice, però se un bambino è neonato o comunque è in età più avanzata, che si deve fare? Allora, tanto per cominciare, molti di quello che sono gli esercizi e le pratiche, sia spirituali che magiche, per chi segue il sentiero come lo seguo io e quindi sotto forma di ricerca e sotto forma di scienza, di medicina, eccetera, si può tranquillamente il bambino fin da piccolo iniziarlo a fare muovere, farlo stare a contatto con gli animali, farlo stare a contatto con la natura, insegnargli a non avere paura, o comunque sia dimostrargli che non c'è di avere paura in una maniera esagerata di un qualcosa, dargli quella possibilità di avere il contatto con la natura, sporcarsi con la terra, ovviamente poi si fa il bagnetto, però avere queste opportunità, l'opportunità di viaggiare molto e quindi anche di vedere e conoscere altre culture, l'opportunità di poter seguire magari qualche documentario, non in modo forzato, ma in modo giocoso. Tutto questo, compreso fargli fare esercizio fisico, rientra già in quello che normalmente una strega nel sentiero fa. Quindi si può iniziare a dirglielo, poi magari con parole un po' più fiabesche in un certo senso, gli si può iniziare a dire qualcosina, però qualcosina riguardo magari al rispetto, non proprio magari all'iniziare le pratiche magiche. Quando un bambino ti dice, ad esempio, ho visto l'uomo nero, oppure c'è qualcuno sotto al letto, non ditegli subito, è una fantasia. Cercate di capire perché lui abbia eventualmente visto quest'uomo nero. Cercate di controllare se c'è la presenza di un uomo nero nella camera. Ok, poi noi adulti sappiamo che l'uomo nero non c'è, ma chi comunque strega e segue il sentiero sa che qualcosa nell'ombra ci può anche essere. Quindi comunque controllare senza dare paura, dire no, non c'è niente, oppure oh, guarda, sarà che se n'è andato. Tranquillizzare quindi il bambino, fargli capire che ci sono cose di fantasia, ma anche che non tutto è fantasia. Il bambino è come una spugna e il cervello del bambino è come una spugna e assorbe tutte queste informazioni. Ed essendo in una fase molto creativa, in cui appunto la creatività è più alta, il bambino potrebbe cogliere quelle cose che magari noi ormai non riusciamo più a cogliere. Quindi per questo è bene poterlo seguire. E si può iniziare questo processo fin dai 5 anni. Ovviamente quando il bambino è più piccolo o in pancia le cose le ho già spiegate queste. Quindi essere strega e avere un figlio non è assolutamente un problema. È ovvio che diventa un problema avere un figlio per tutti se si pensa che quel figlio debba essere la nostra bella o brutta copia che sia. Quindi state tranquille, se volete avere dei figli, fate dei figli, non temete il pensiero della società perché se avete abbastanza intelligenza e astuzia riuscirete anche quella a trasmetterla a vostro figlio che a sua volta, vedendovi come una persona normalissima come le altre, inizierà a capire, nella maggior parte dei casi, che sono le altre persone che non capiscono che o non vogliono capire determinate cose, essere tranquillo. È ovvio che ci sono quei casi dove invece i bambini la prendono a male e iniziano a non poter sopportare determinate cose, e questo perché magari sono un po' più sensibili o un po' più fragilini e l'insulto del compagno gli pesa molto, più di quanto non dovrebbe pesare normalmente. Quindi sempre fate attenzione anche a quello che è il carattere di vostro figlio. Imparate a conoscere il vostro figlio, ovviamente figlio figlia, prima che poi. Dunque, se il video vi è piaciuto, commentate e commentate se volete con l'hashtag il titolo del video che ho citato e condividete, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, e buon percorso a tutti.